c'erano problemi interni importanti, però come si vinceva la Liga, si vinceva la Coppa a volte, non si riesceva niente se continuava a fare lo stesso l'anno prossimo. Io aspetto un punto di inflessione, però ovviamente lo aspetto, però non ho molta, diciamo, molta, non credo molto che può essere possibile con tutto il mondo Barça che adesso è creato intorno ai giocatori. Giuseppe, la tua idea su questa, l'hai scritta tante volte, ma insomma, su questa, sì, la mia idea è quella, un campionato falsato e scandaloso. La partita con l'Osasuna conta dal punto di vista della prestazione, della brutta immagine, del morale, però non conta dal punto di vista del risultato della Liga. Quello che conta per il Barça sono i tre pareggi, Celta, Siviglia e Atletico. Lì il Barça ha perso la Liga non vincendo quelle partite. Però qual è il problema? Che una squadra può anche pareggiare tre partite. Il discorso è che l'avversario non gli hanno dato la possibilità di sbagliare 3-4 partite. Perché se fai giocare le squadre, ok, si gioca il campionato, giocate. Il Barça ha sbagliato tre partite. Dall'altra parte il Madrid, se li avessero fatti giocare, ne avrebbe sbagliato 3, forse 4, e alla fine sbaglio io ma sbaglia anche lui, il campionato è regolare e il Barça avrebbe probabilmente vinto. Quello che dà fastidio è che da una parte il Barça ha sbagliato e nessuno lo mette in dubbio, però quello che dà fastidio è che dall'altra parte, quando il Madrid ha sbagliato, le partite le hanno sistemate, ed ecco che viene completamente scompaginato il campionato e la regolarità salta per aria. Il fastidio è questo, non tanto che il Barça abbia fatto quei tre pareggi. Ok, Messi ha detto noi siamo il Barça e dobbiamo vincere tutte le partite. Può capitare di pareggiare tre partite. Sarebbe stato tanto di cappello se l'altra parte avesse vinto tutte le partite con grande merito. Allora ok, noi abbiamo sbagliato. Il guaio è che quando l'avversario sbaglia quanto e più di te, e invece poi alla fine lo fanno vincere perché deve vincere sì o sì. Questo è quello che dà veramente fastidio, e è un campionato in cui il VAR è stato fondamentale, ed è un campionato assolutamente vergognoso. Poi il Barça ha avuto le sue magagne, ma le magagne le ha avute anche il Madrid, solo che al Madrid non le hanno fatte scontare perché gli hanno sempre sistemato le gare. Ecco, questa è una cosa assurda. Giussi, la tua opinione su questo? È vero che il Real Madrid quest'anno, diciamo dalla ripresa del campionato post-Covid, c'è stato qualcosa di clamoroso. Ogni partita c'era un rigore, una mancata espulsione, c'era sempre un qualcosa che inizialmente dicevi vabbè, casualità, un rigore che non c'è, ci può stare, però capita una partita, 2, 3, 4, capita in tutte le partite e dici no, qualcosa che non va c'è. Anche ieri col Villarreal, il rigore che hanno dato al Real Madrid, io direi anche un po' abbastanza generoso. Ramos, non lo so se c'era un cecchino che l'ha sparato, ma all'improvviso è crollato in aria, l'arbitro ha appena visto una maglia bianca giù, subito ha indicato il dischetto del rigore. Quindi diciamo che gli arbitri, quando c'è una situazione un pochettino critica in una partita del Real Madrid, subito fischia a favore del Real. Però io non riesco a dire abbiamo perso la Liga per colpa del VAR, perché noi abbiamo ripreso il campionato dopo la quarantena, che avevamo 2 punti di vantaggio sul Real Madrid, e adesso abbiamo perso con una giornata d'anticipo e siamo a -7. Arrivati a questo punto io non posso appellarmi al VAR, perché noi abbiamo fatto una figura bruttissima, abbiamo giocato malissimo penso quasi tutte le partite. Io
salvo soltanto forse la prima partita col Mallorca, che vincemmo 4-0, 4 non mi ricordo quanto vincemmo, giocavamo benino, e la partita col Villarreal, dove abbiamo davvero giocato bene. Ma poi per il resto il Barcellona ha fatto una brutta figura in quasi tutte le partite, giocando male, non ci riusciva praticamente nulla, forma fisica nulla. Io non capisco come sia possibile che le altre squadre volino in campo mentre noi camminiamo. E abbiamo fatto davvero una brutta figura contro un Real Madrid che non era forte, perché parliamoci chiaramente, questo Real Madrid è una buona squadra, è un po' più forte di quello dell'anno scorso, che è arrivato a 20 punti dal Barcellona, a quanti punti era, però questo Real Madrid è uno dei più scarsi degli ultimi 80 anni, se andiamo a vedere tutte le squadre, i fortissimi che aveva il Real Madrid, il Real Madrid dei Galacticos, il Real Madrid delle tre Champions consecutive, quello era uno squadrone. Perdere un campionato contro quel Real Madrid ci può stare. C'è stato l'anno in cui hanno fatto il doblete Coppa, Campionato e Champions, che avevano praticamente due squadre e hanno vinto la Liga con la squadra B praticamente. E allora tu dici, però io l'ho vinto contro quello squadrone, ci può stare. Perderlo contro questo Real Madrid secondo me non ci sta. Perché ma infatti non l'avremmo perso se il campionato fosse stato regolare, perché il Madrid, noi avremmo giocato male, ma il Madrid non ha giocato bene, quindi assolutamente noi non abbiamo avuto merito per vincerlo, perché noi post abbiamo ripreso il campionato in modo vergognoso, noi non ci eravamo pure giusi, ma il Madrid è giusto pure. Il Madrid sarebbe dovuto andare sotto col Valencia. Se il Madrid non fosse stato aiutato, sei tranquillo che il campionato non avrebbe vinto. Sì, l'ha ma vinto solo perché è stato aiutato, perché avrebbe commesso molti più errori di quelli che ha commesso il Barça e avrebbe steccato molte più partite o le stesse, e sarebbe restato dietro. A me piace sempre dire, quando vedo il Barcellona e quando vince il Barcellona, abbiamo vinto contro tutti e contro tutti. Proprio perché il Barcellona deve sempre vincere anche contro questi fattori esterni, che siano fattori del VAR, che siano anche fattori a livello mediatico, di giornali che ti remano contro, giornali che ti dovrebbero essere a favore che ti remano contro. Per questo io dico sempre, il Barça deve vincere contro tutto e tutti, e i giocatori lo sanno bene come funziona ed erano consapevoli che quest'anno, cioè vedendo l'andazzo delle prime partite post-Covid, come stava andando la situazione. Lo stesso Piquet è andato a dire in intervista che c'era una squadra praticamente che veniva favorita, e questo forse doveva far scattare qualcosa ai giocatori, dire io mi devo impegnare di più. Ma già anche ieri io non ho visto nulla. La partita di ieri è stata proprio l'emblema del Barcellona che è rientrato dalla pandemia praticamente. Un Barcellona svogliato, un Barcellona che non gli riusciva nulla. Un Barcellona che ieri doveva dare l'anima in campo, perché porca miseria, ieri Real Madrid aveva comunque una partita sulla carta difficile contro il Villarreal. A un certo punto ha pure accorciato le distanze. E io, Barcellona, che posso ancora sulla carta vincere, cerco di portare avanti la Liga quanto più possibile, in casa, contro lo Osasuna, io vinco. Perché poi può succedere che Real Madrid magari in Champions, può succedere che Villarreal arrivi al pareggio, può succedere. Sì, e poi gli danno un rigore al 92esimo, Giussi, dai. Ma l'abbiamo visto come è iniziato il campionato. Ieri è una partita inutile, per il Barça, purtroppo è inutile. Sì. Allora, Giuseppe, però così allora non dobbiamo proprio partire col giocare. E questo è quello che dico, tu sei consapevole di questa cosa? Sì, sai che devi dare di più e devi giocare contro tutto e contro tutto. Allora tu in campo devi dare il massimo. E i giocatori non hanno dato neanche il minimo. E ieri l'abbiamo visto. La partita di ieri secondo me non fa testo. Secondo me ieri la partita di ieri non fa testo, perché il Madrid vincendo sarebbe diventato campione anche con... anche con la vittoria del Barça, quindi ieri proprio non fa testo, fanno testo le altre, e può capitare che un anno la squadra sia più debole per mille motivi, per un motivo tecnico, per un motivo tattico, per un motivo anche caratteriale dei giocatori, perché non si parlano, perché quante volte capita nelle squadre, litigi, può capitare, però la cosa assurda è che il fatto che in quell'anno tu sia leggermente o anche molto inferiore al tuo standard solito
solo per quello vieni punito, perché l'altro viene sempre aiutato. Quindi tu devi essere sempre al 100%, perché sai che l'altro sarà comunque al 100% con l'aiuto. Questa è la cosa assurda. In un campionato normale, in un altro campionato, in un'altra nazione, il Barça, giocando male, con tutto quello che vuoi, magari avrebbe vinto di 2 punti, ma avrebbe vinto. Perché? Perché l'altro era pure in condizioni peggiori, solo che l'altro l'hanno comunque aiutato per evitare, l'hanno dovuto aiutare così tanto perché era così tanto scarso. E può capitare però, che il Barça abbia l'annata storta. Sì, ma io non riesco a dire. Allora, ci sono stati campionati anche nella stagione 2011-2012 in cui ci furono tanti aiuti al Real Madrid. Mi ricordo Marcelo che torse la palla sulla linea col braccio e l'arbitro chiuse gli occhi e non disse nulla. Siamo abituati a vedere tante di queste cose. E io tante volte ho gridato al complotto, allo scandalo. Io adesso però non ce la faccio, non ci riesco, perché io sento che questo campionato l'ha buttato il Barcellona. Io non riesco a dire Real Madrid l'ha rubato, perché io sento che questo campionato l'abbiamo perso noi. Io capisco che non si può vincere ogni anno il campionato, ne abbiamo 28 in 11 anni, e ci sta a perdere un campionato, assolutamente, soprattutto se giochi contro Real Madrid, Atletico Madrid, comunque un campionato top dove devi affrontare top team, ci sta che magari un anno perdi, assolutamente, ma il problema è il come perdi. Io accetto di perdere una Liga se la perdi in modo dignitoso. Noi non l'abbiamo fatto, perché siamo a 7 punti dietro, ma soprattutto abbiamo dato una prova nelle ultime partite vergognosa. Cioè, il Barcellona giocava male, non c'era fisicamente, non c'era mentalmente. Nelle ultime partite io davvero salvo soltanto Riqui Puig, che era l'unico che andava in campo e dava l'anima. Ma poi alcuni giocatori li possiamo anche cancellare. Alcune partite sono state vergognose, così come anche le scelte dell'allenatore, che purtroppo ha sbagliato in determinati momenti che non doveva sbagliare, come con l'Atletico Madrid, come col Siviglia, quando doveva prendere delle scelte coraggiose e non l'ha fatto. Di conseguenza, se io vedo tutte queste cose, faccio uno più uno più uno, vedo che tu nei momenti chiave sei venuto meno, perché il Barcellona ha perso col Valencia, ha perso con Real Madrid prima della quarantena, dopo la quarantena è andato a pareggiare col Siviglia, col Celta, col Real, con l'Atletico, scusa, quando doveva vincere, giocando anche male, non dando nulla in campo. E se l'unico giocatore che io devo premiare perché è riuscito ad essere all'altezza di questa maglia, un ragazzino di 19 anni, di 20 anni, che fino all'altro ieri giocava con il Barça B e ancora tuttora dovrebbe stare con il Barça B, allora vuol dire che le cose non stanno bene. Per questo io non riesco a dire il Real Madrid l'ha rubato e abbiamo perso il campionato solo per quel motivo. Noi l'abbiamo perso perché non siamo stati all'altezza, bastava dare il minimo in campo per vincere, ma noi non abbiamo dato neanche il minimo. Il Barcellona post quarantena non è riuscito neanche a quello, e tutta la stagione purtroppo noi non abbiamo dato il minimo, abbiamo dato il minimo per tutta la stagione prima della quarantena. Anche con Valverde all'inizio della stagione abbiamo giocato male, vincevamo alcune partite soltanto perché avevamo Messi, perché avevamo Suarez, perché avevamo Griezmann, ma poi per il resto la squadra non esprimeva un grande gioco. Ma c'è stato, siamo rientrati dalla quarantena in modo orrendo, che abbiamo fatto ancora peggio di quanto fatto precedentemente, che non pensavo fosse possibile. Se prima abbiamo dato il minimo, adesso neanche quello. Per questo io dico, non posso dare la colpa al VAR, do la colpa al Barcellona, perché noi abbiamo uno squadrone, abbiamo Messi, abbiamo Suarez, abbiamo Griezmann, abbiamo Busquets, Vidal, Rakitic, non possiamo scendere in campo come scendiamo noi. E come ha detto il stesso Messi, a noi ci vincono proprio per voglia, noi scendiamo in campo senza voglia, scendiamo in campo abbattuti, scendiamo in campo stanchi, svogliati, e non capisco come sia possibile. Perché non c'hai un allenatore che prepara la partita mentalmente, che non tiene questi professionisti psicologicamente e mentalmente preparati, in forma, perché oggi il calcio funziona pure così. Però questa è la scelta dei giocatori. Ma sì, non ci dimentichiamo che ieri Luis Enrique li stressava, Tito li stressava e Pep li stressava. Hanno chiesto Valverde e gliel'hanno dato. Non ci dimentichiamo ieri abbiamo giocato un pezzo della partita che loro ce l'hanno 10. Oltretutto. Vai, Alberto.
No, io su tutto questo che stai parlando, sì, io ho detto da prima che è stato chiave, ovviamente, però sono d'accordo con Giussi.